Ed eccoci qua, speriamo di fare un solo take di voiceover perché io odio fare il voiceover, ma sono già al mio secondo take, però va bene così, fa niente, speriamo che stavolta vada bene. Mi avete vista un poco soddisfatta all'inizio di questo video perché avevo provato a mettere il rosso di base con l'acqua color, che è un prodotto appunto che si attiva con l'acqua, però non stava andando molto bene perché veniva tutto un po' così, veniva tutto un po' a macchie il rosso, non mi piaceva, volevo che fosse proprio super super uniforme, bello, pieno, anche perché non ho una cipria, diciamo, rossa, non ho una polvere rossa, quindi siccome dopo dovevo metterci la cipria bianca, che è quella di RCMA. È il brand inglese, diciamo, non so se lo conoscete. È comunque, si dice che sia trasparente quella lì, quella cipria lì, però dà comunque quel senso un po' di bianco, sbianca un pochino, no? Quindi, non avendo una cipria rossa da metterci sopra, volevo che il colore di base fosse super forte. Così la cipria bianca che ci avrei messo sopra non avrebbe reso il tutto rosa. C'era un po' questo rischio, no? E avevo anche comprato una crema rossa per fare questo effetto. Il problema è che siccome quella crema rossa era un tantino troppo brillante, la volevo fare un po' più intensa e aggiungerci un goccino di nero. Quel goccino di nero si è trasformato in una tragedia perché è diventato il prodotto marrone ed è stato impossibile recuperarlo. Per cui mi sono dovuta affidare alla miriade, alla scelta tra miriade di rossetti rossi che ho. Ho detto, ma qualcosa troverò. Questa migliaia di rossetti rossi che ho, qualcosa troverò, anche perché i poveri rossetti rossi, siccome non li indosso molto 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 spesso, pur essendo amante del rosso, ne ho tantissimi che non utilizzo, quindi qualcuno che doveva sacrificarsi e che aveva una bella giusta tonalità che mi serviva doveva esserci. Mi è capitato Red Lantern di Nabla. Perfetto, non troppo arancione, non troppo rosso ciliegia, perché il rosso ciliegia rischia di diventare rosino, non troppo arancione che rischia di diventare, non lo so, quell'arancio molto molto chiaro, pesca tipo. Ecco, quindi questo qua era perfetto e ho iniziato a stenderlo col pennello piatto e a picchiettarlo con la spugnetta proprio per far sì che il prodotto penetrasse nella pelle e che fosse bello super uniforme. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che all'inizio del video mi trovate già con le parti esterne delle sopracciglia che sono praticamente cancellate. E lo so che non ci si fa caso perché le mie sopracciglia fanno già un po' schifetto. Però in realtà le ho cancellate un po' un po' come fanno le drag queen, perché ho messo la colla tirando su il pelo, spiaccicato proprio la colla, quella lì stick che usano anche i bambini a scuola, ecco. L ho spiaccicato le sopracciglia verso il pelo, verso l'alto, ho lasciato asciugare e poi ho fatto 3-4 strati così andando avanti. Cipria sopra e poi finalmente ci ho potuto mettere il rosso. Per fare però l'effetto chiaroscuro, così come si fa con il fondotinta, quando mettete la base del fondotinta, ho preso un po' di bianco crema e sono andata a metterlo al contorno occhi, sul naso, un po' al mento, eccetera. Io ho sempre picchiettato con la spugnetta. Il risultato è stato carinissimo, mi è piaciuto veramente tanto, cioè un bellissimo chiaroscuro che ho assicurato, ho totalmente coperto con la cipria. Tanta 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 cipria, ho preso il puff, l'ho immerso proprio nella cipria bianca e ho iniziato a sbatterlo proprio sulla faccia. E prima ho fatto il contorno occhi per assicurarmi che le pieghette appunto non mi dessero problemi, perché sapete che intorno agli occhi e sopra gli occhi si fanno sempre pieghette. E poi ho pensato al resto del viso, che ho incipriato tantissimo facendo un soft baking, un leggero baking, perché l'ho lasciato lì qualche minutino, prima di portarlo via. Prima di portare via tutta la cipria con un pennello piuttosto grande. Ecco, vedete che a questo punto le mie mani erano un po' andate. Tra l'altro, la cosa bellissima di utilizzare il rosso è che ho notato che mi fa risaltare tantissimo gli occhi chiari. Infatti ho detto, boh, qualche volta magari esco tutta rossa così, faccio un bel contouring in crema con il rosso e mascara e via. Perché i miei occhi sembravano veramente due stelle, ho amato davvero tantissimo. Poi sono passata alle sopracciglia, a dare forma alle mie sopracciglia che devono essere belle, alte, cattive, appuntite. Quindi ho fatto prima la base con la matita nera, questa qua era Feline di MAC. E
E poi ho coperto con l'eyeliner di NYX On Point, non mi ricordo quale di quelli fosse perché sapete che ce ne sono varie forme, se non lo sapete andate a dare un'occhiata perché questi eyeliner di NYX sono molto validi, sono super neri, super coprenti, non sono, mi piacciono tantissimo perché non fanno macchie e danno un bel tratto preciso. E insomma, questo è il risultato delle sopracciglia che sono venute per fortuna subito simmetriche, perché sennò capirete che togliere via tutto, rifare da capo sarebbe stato un po' mezzo casino. Off camera ho fatto un occhio perché ci è voluto tantissimo tempo, non tanto per l'occhio in sé, ma perché siccome quando mi devo filmare, raga, è un po' un problema, perché la camera, non so per quale motivo, questa qua è stata disegnata per fermarsi ogni 30 minuti di filmato, quindi io vivo in uno studio che è piuttosto stretto e devo passare attraverso luci, le sedie, la scrivania, senza cercare di inciampare nei mille fili delle luci che sono intorno a me e riattivare la camera, assicurarmi di essere a fuoco e procedere. In più ogni tanto la card della camera stessa si riempiva, quindi dovevo svuotarla, mettere tutta la roba sul PC, rimettere tutto dentro la macchina fotografica e rifarla partire. E insomma, capirete che tutto questo mi ha portato via 8 ore della mia giornata, appunto, non solo per il trucco che se avessi dovuto fare senza filmarmi probabilmente ci avrei messo la metà del tempo. Insomma, l'occhio poi ho proceduto mettendo un bel tantissimo nero. Ho usato la In My Birthday Suit di Moolah Cosmetics, quindi ho iniziato con il colore Taboo, che appunto è quello nero, e poi ho sfumato leggermente perché il nero è un colore bastardino, crea facilmente le macchie. Quindi cosa ho fatto? Ho applicato il nero, l'ho picchiettato tantissimo e l'ho sfumato poco poco ai contorni. Poi ho preso il colore che era accanto, che si chiama Super Hot, che sembra un po' un color rosso, diciamo più scuro, molto più scuro e tendente al freddo, e l'ho sfumato insieme al nero. Il nero poi l'ho applicato anche alla palpebra inferiore e per intensificare il tutto e per far sì che non diventasse grigio ho ripreso l'eyeliner e l'ho tracciato sia alla palpebra superiore, proprio come se fosse un eyeliner, quindi anche a partire dall'angolo interno dell'occhio, e alla palpebra inferiore per dare proprio quel tocco di intensità in più. A questo punto ho fatto un leggero contouring con Super Hot mischiato ad un po' di nero e ho sfumato ben bene per non farlo troppo netto, e ho portato via anche parte del prodotto con le dita, bello così facile. Poi ho proceduto a mettere un po' di bianco all'interno dell'occhio con l'acqua color e un pennello sottile, questo qua è Liner and Brows di Nabla Cosmetics. E voi però non fatelo perché è una gran cazzata, raga, cioè nel senso, perché non è proprio una cosa super sicura, prendete piuttosto una matita bianca che però a me mancava, e quindi ho messo l'acqua color che però dava quell'effetto super wow e mi faceva l'occhio molto più grande e più lungo. Poi ho messo due paia di ciglia finte, il primo è il Demi Lashes di Ardell e poi le Scarlet di Huda Beauty. Ed è venuta questa cigliozza finta gigantesca. Alla palpebra inferiore invece ho messo le ciglia finte a ciuffetto di Kiss, ma vanno bene ciglia finte a ciuffetto di qualsiasi genere perché non erano particolarmente lunghe, ma mi davano quel tocco di intensità insieme all'eyeliner. E poi ho messo un po' di punto luce golden all'interno dell'occhio, e adesso non mi ricordo che colore fosse, però credo che non fosse... credo che fosse uno di quelli più chiari della palette di In My Birthday Suit, e ho proceduto a fare un po' di contouring mischiando appunto due o tre colorini, un po' marrone, un po' quel rosso che ho usato anche per gli occhi. Infine sono passata a disegnare il cuore in petto con la matita. Vi giuro che questa è stata una delle cose più difficili, perché devi guardare un po' nello specchio, un po' devi abbassare il mento e guardare cosa sta succedendo sul tuo décolleté, e non è stato facile, devo dire. Quindi chapeau a tutti quelli che fanno tipo questo tipo di lavoro su se stessi tutte le volte, perché non è assolutamente facile, vi assicuro. Per cui ho disegnato questo cuore e l'ho dipinto con l'acqua color nero,
ho fatto una specie di contorno un po' più chiaro all'esterno, che ho diciamo fatto un po' di sfumatura con il giallo che andava verso il rosso, e poi sono passata alle labbra. Alle labbra ho messo la matita esterna, sempre la Feline di MAC, e ho riempito con il rossetto liquido di Mesauda, quello nero, non mi ricordo il nome ma è unico e quindi insomma facile da trovare. Dopodiché con l'acqua color rosso ho proceduto a truccare il resto delle braccia, soprattutto nella parte interna, perché se avessi fatto qualche foto si sarebbe visto facilmente, e non volevo che ci fosse questo effetto un po' bianchiccio, volevo che fosse rosso anche lì. Infine parrucca, yeah, ce l'abbiamo fatta. E ho iniziato a mettere prima la retina, che quella mi assicura che i miei capelli sono a posto. In realtà la retina doveva essere nera, ma tanto non fa niente, voglio dire, non si vedeva comunque, quindi ho preso una di quelle retine bianche. Mi sono accorta che avevo della polvere sulla frangia, che poi ho tirato via, ho spazzolato via. Ho messo le mie corna rosse in testa e ho spazzolato un pochino la parrucca per farla un po' più lucida, diciamo così. Ho messo anche un po' di lacca. Poi ho preso sempre l'acqua color nero e l'ho fatto scivolare sul cuore insieme ad un po' di sangue. Ho ripassato il pennello per dare un po' per fare un po' il cuore tutto un po' più glossato, diciamo così, effetto glossato col sangue appunto che scende. E qui stavo aspettando appunto che scendesse questo sangue. E infine ho messo i miei guanti neri, belli, lucidi, che speravo fossero più alti. Li volevo un po' più alti all'avambraccio, però come vedete sono abbastanza alti, molto carini, e danno un bel effetto, danno decisamente un bel effetto. Ed eccoci qua, stabun, sì. Giocavo un po' con la camera. Ovviamente quando diventi un personaggio così, che ti trucchi, metti parrucca, ti viene proprio da giocare con la camera, divento mezza scema. Ecco qui che mi mostro il cuore sanguinante e in maniera molto seducente a quanto pare, e ancora qui che mi arrabbio come una cretina, cioè mi fingo un'attrice, o almeno ci provo, un pelo mi stava giusto facendo morire. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, grazie per aver guardato questo video, aver supportato il mio voiceover, e vi voglio tanto bene. Muah!